momento. Ok. Ringrazio l'avvocato che ha aperto, diciamo, sfondi particolarmente ampi rispetto a quello che era l'argomento di oggi, ma sicuramente validi. E mi chiedo scusa per averlo denominato regolatore, un'autorità indipendente. Adesso chiamiamo un'altra autorità indipendente che invece è chiamata in causa direttamente, perché è l'autorità garante delle telecomunicazioni, che tuttavia, diciamo, nello spirito della convergenza che avete capito il 5G porta, perché portano servizi che interessano settori industriali specifici, vede qualche probabilmente necessità di rinnovamento in quello che è il proprio modo tradizionale di operare. Tant'è che appunto oggi Antonio Nicita dell'autorità garante ci racconterà, diciamo, qual è la next neutrality, no? Quindi il nuovo profilo futuro della neutrality dal punto di vista dell'Agicom. Prego Antonio. Sì. Grazie. Allora, intanto diciamo, anche per dimostrare che ho ascoltato tutti gli interventi, che non sono arrivato in ritardo, mi collegherò ad alcune questioni che sono state accennate negli interventi precedenti, però brevemente, perché Next Neutrality, non solo perché è carino, ma perché in questo titolo c'è un elemento che noto agli economisti. Gli economisti, quando devono parlare, insomma gli economisti degli anni 50-60, quando dovevano identificare un concetto di efficienza che in qualche misura si sarebbe manifestato sul mercato o nell'organizzazione di un'impresa, ma che era difficile da misurare, la chiamavano ex efficiency, cioè c'è un'efficienza che non sappiamo misurare, che in qualche modo non è determinabile, ma sappiamo che c'è e dobbiamo determinare le condizioni perché si realizzi. Questo vale anche per la neutralità della rete, alcune cose sono state dette poco fa da Filippo Arena, ma significa anche che bisognerebbe approfittare di occasioni come queste per discutere di che cosa deve diventare la net neutrality, e questo potrebbe essere quindi il titolo di una prossima occasione di riflessione sulla net neutrality. Io parto dalla tematica specifica, cioè del 5G, per poi arrivare a delle questioni un po' di carattere più generale. Allora, il primo punto, e qui lo dico perché, diciamo, serve sempre, anche quando non saranno più commissari delle autorità, ma servono gli economisti, perché serve anche capire che è implicita in una definizione di questo genere che sta nella nostra, diciamo, produzione comunitaria del BEREC e della net neutrality, capire che già in questa definizione sono compresi una serie di trade-off, per cui è tipico del concetto stesso di definizione della neutralità della rete la capacità e il dovere da parte del regolatore di utilizzare due obiettivi che sembrano e possono essere in contraddizione, ma proprio per questo, proprio perché presentano un trade-off, hanno bisogno di una intermediazione del regolatore. Poi dirò qualcosa a proposito della relazione di cui parlava Fabio, di autoregolazione e regolazione in una prospettiva dinamica. Nella definizione in particolare non c'è scritto, come spesso succede nella regolazione pro-concorrenziale, Filippo, dobbiamo guardare alla tutela dei consumatori finali tenendo conto della concorrenza o tenendo conto degli incentivi di efficienza. No, lo sforzo che fu fatto, e su questo ha contribuito, insisto, molto l'Italia, perché noi siamo i drafter, Fabio, della regolazione della net neutrality all'interno del BEREC, siamo quelli che stanno guidando anche tutti i processi di revisione, siamo l'autorità che per prima in Europa ha iniziato a fare le proprie consultazioni con gli operatori. Io stesso al GSMA a Barcellona ho fatto, diciamo così, da relatore su questo tema, e devo dire che c'è una disponibilità da parte di tutti i Paesi membri e anche all'interno del BEREC di seguire questa impostazione. Allora, come si traduce questo principio che sta scritto nella regolazione? Quindi, diciamo, io capisco le preoccupazioni degli operatori, ma abbiamo un principio, come diceva
giustamente Fabio, che già in sé ci rivela dei trade-off e ci rivela come devono essere disegnate le regole, nella consapevolezza che la regolamentazione deve sempre nascere, in questo senso sono complementari a quello che dice Fabio, quando c'è un fallimento del mercato. La regolazione che interviene quando il mercato riesce a far benissimo da sé senza creare cartelli, ovviamente può diventare una regolazione come dire, del tutto ultronea e persino distorsiva, ma la regolazione esiste quando c'è un fallimento del mercato, e molto spesso ci sono fallimenti del mercato quando gli obiettivi sociali che dobbiamo raggiungere possono essere confliggenti. Allora, l'altro concetto è non dobbiamo trattare nello stesso modo gli utenti finali. Questa cosa, cito letteratura ormai di anni fa che avevamo risolto sia prima della decisione americana sia prima di quella europea, ovviamente gli economisti hanno spiegato lungamente che cosa significa dal punto di vista economico essere trattati nello stesso modo, ovvero essere trattati nello stesso modo sotto il profilo degli obiettivi, ma utilizzare discriminazione di prezzo per raggiungere lo stesso obiettivo. Lo dico con uno slogan: ci sono casi in cui discriminare permette di massimizzare l'efficienza complessiva. Questo è notorio presso la teoria economica. Quindi il problema è il concetto di discriminazione: è un obiettivo e uno strumento. Qui abbiamo quello che è scritto nel regolamento europeo, being treated equally, io aggiungo within the same context, cioè il concetto non è che dobbiamo trattare tutti allo stesso modo, dobbiamo trattare nello stesso modo coloro che si trovano nella medesima condizione, che significa nel medesimo contesto tecnologico per la fruizione della medesima tipologia di servizio. Non è un tema di trattare diversamente soggetti che fruiscono di soggetti diversi, di servizi diversi, o di trattare nello stesso modo soggetti diversi, per esempio imprese e consumatori finali, che fruiscono di un medesimo servizio di carattere generale. Qui vedete un grafico che tipicamente gli economisti utilizzano per spiegare la differenza fra i concetti di equity e di equality. Allora, nell'equity è il primo caso, noi diamo uno scalino uguale a tutti quanti per vedere una partita di calcio. Peccato che c'è un ragazzo più grande, uno medio, un bambino. Il bambino vede solo il muro. Quello intermedio vede pochissimo, il più alto vede meglio. L'equality in questo caso significa l'obiettivo è che tutti vedano la partita, ma per fare vedere a tutti la partita posso avere uno strumento discriminatorio, cioè dare a ciascuno uno scalino diverso in funzione della condizione in cui si trova. Allora, il mistero economico della net neutrality è mettere insieme il principio di non discriminazione col principio dell'obiettivo di qual è il servizio che in quel momento si vuole offrire, che significa quality of service. Cioè, in quel momento, quel tipo di servizio, quali obiettivi deve soddisfare? Per soddisfare questi obiettivi è accettabile una qualche forma di discriminazione? Se sì, perché? E qua si genera anche la questione della differenza, ovviamente, tra i servizi specializzati e i servizi non specializzati. Ora io qui le domande che sono state poi anche poste da Maurizio Decina e riprese anche dall'intervento diciamo che ha dipinto l'evoluzione comunitaria, riguarda questi temi qui, cioè che cosa ne è dell'accesso a internet in situazioni nelle quali dobbiamo considerare le variazioni di throughput e di latency, perché ovviamente possono comportare implicazioni diverse come diritto di accesso alla rete in contesti differenziati. Che cosa significa, come ridefiniamo la quality of service quando introduciamo i servizi specializzati, o meglio, la quality of service nella differenza fra servizi specializzati e servizi non specializzati, la differenza ovviamente fra imprese e utenti finali, e alcune questioni, network slicing, FAFQI, MEC, cioè che per definizione sono servizi, chiamiamoli così, diciamo azioni differenziate, cioè non si possono fare, ci avete spiegato bene, queste tipologie di azioni se non si fanno indirizzate o verso particolari servizi o verso particolari tipologie di utenti. Allora qui ovviamente noi come regolatori europei comprendiamo le preoccupazioni degli operatori, soprattutto sotto il profilo dell'incertezza, soprattutto nel momento in cui si devono realizzare le reti per il 5G, ma nella evoluzione post gara
del 5G e nell'evoluzione che la Commissione europea, giustamente per tempo, ha iniziato, e il BEREC stesso già nel dicembre 2018 ha a discutere per l'evoluzione, ci si rende conto che ovviamente orchestration, slicing e così via sono strumenti che consentono di massimizzare l'utilizzo del 5G e che quindi per definizione non potranno mai da parte di un regolatore essere visti come di per sé contrari alla net neutrality. Vi ricordo il principio da cui siamo partiti: trattare nello stesso modo, proteggere gli utenti finali, ma evitando effetti negativi sull'innovazione, anzi potenziando l'innovazione. Allora, qual è la soluzione? Dov'è il punto di caduta? Come vedete, il BEREC anche nella sua consultazione, ma anche noi come autorità, quello che stiamo dicendo, ma noi introduciamo della flessibilità, andiamo caso per caso, ovviamente, come ha anche detto Filippo Arena, non vogliamo rinunciare al principio della net neutralità e poi spiegherò perché. Allora, un punto importante è questo: quando io vedo una differenziazione mi devo chiedere qual è la spiegazione, la motivazione economica o tecnica. Resta il principio della non discriminazione nello stesso contesto, quindi lo sforzo che va fatto è caso per caso individuare qual è il contesto, e qui torniamo ad un'analisi economica che è molto simile per certi versi a quelli che fa l'autorità, quando l'autorità antitrust, quando deve andare a identificare sia il potere di mercato sia a tal fine un mercato rilevante distinto, cioè i rapporti di sostituibilità. Quindi la definizione di un contesto di non discriminazione dal punto di vista economico implica che noi ci andiamo a chiedere sullo specifico servizio: ma l'operatore poteva fare altrimenti riducendo il livello di discriminazione? Oppure poteva fare altrimenti mantenendo lo stesso livello di innovazione ma riducendo la tipologia di discriminazione? E l'utente finale aveva altre alternative disponibili? È stato informato? Aveva la possibilità di scegliere servizi diversi? Quindi il tema si sposta da un ambito meramente di descrizione tecnologica alla ricostruzione dell'ambito delle scelte, sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda. E questo è un tipico esempio di analisi caso per caso, per cui resta il principio della net neutrality, ma andiamo a vedere quali sono le condizioni, che a mio parere sono poi diverse giustamente da quelle antitrust, perché qui abbiamo quell'altro pezzo reso esplicito dalla normativa: tutte le aree, l'utente finale, ma stimolando l'innovazione. E quindi di volta in volta va visto quali sono gli elementi distintivi. Aggiungo, non avrebbe senso un'attività di regolatore nazionale se non fosse coordinata e armonizzata a livello europeo, perché poi quello che noi tutti vorremmo è che questa innovazione ci portasse alla realizzazione di standard. Quindi io quello che su cui insisterei, e stiamo lavorando per questo, è la costruzione del contesto dell'analisi ex post, a questo punto lasciata al regolatore sul caso per caso. Questi sono i principi. Ovviamente ci siamo ripetuti tante volte, ma lo ripetiamo quest'anno anche perché ho visto che è stato già citato: se ci fosse una capacità infrastrutturale sufficientemente rilevante, molti dei problemi di cui stiamo discutendo sarebbero risolti. Un altro punto su cui bisogna insistere molto è quello della trasparenza. Dal nostro punto di vista, quando guardiamo all'utente finale, non è tanto il tema della differenziazione, ovviamente quello conta, ma soprattutto della trasparenza, cioè la possibilità che l'utente finale sia informato e possa esercitare una scelta. Quali sono gli altri pezzi, diciamo, di futuro, di discussione? E questo è veramente next neutrality, che secondo me vanno rimessi nel discorso. Allora, il primo è la questione degli standard. Noi stiamo sviluppando, mi auguro che si svilupperanno presto dei servizi 5G, ma i servizi poi a valle, i famosi business case, in moltissimi casi, porranno un tema di standard, porranno un tema di controlli, porranno un tema di responsabilità, porranno un tema di regolamentazione. Un'auto senza conducente che cammina per le strade di Roma parlerà con un'infrastruttura. Di chi è questa infrastruttura? Se c'è un problema
di comunicazione, chi è responsabile, chi stabilisce gli standard, ci sono forme di interoperabilità e così via. Avete visto che il grosso dibattito, secondo me è stata un'occasione perduta che c'è stato a proposito della comunicazione dello standard da settare nel caso delle automobili, ha vinto in qualche modo la prima casa tedesca che ha introdotto nella sua macchina questo dispositivo, con una, diciamo, discussione fra la DG Connect, che diceva no, lo standard deve essere quello del 5G, anche se oggi non è disponibile, perché le macchine devono comunicare fra di loro e devono avere tutti lo stesso tipo di standard, e invece la prima automobile che è arrivata a casa tedesca che ha detto no, oggi c'è lo standard, diciamo così, del Wi-Fi, per dirlo in modo semplificato, io uso questo. Il che poi significa che domani tutti quelli che dovranno dialogare con quella macchina che avranno un altro tipo di tecnologia avranno delle difficoltà, perché poi le macchine vanno come dire, equipaggiate con una tecnologia che riesce a parlare fra di loro. Quindi ci sarà un tema, c'è un tema fondamentale della selezione degli standard, della interoperabilità, delle attività di sharing. Noi abbiamo previsto nel 26, diciamo nella parte 26-28 giga, abbiamo previsto il meccanismo del club, ma anche questo è un elemento importante per la interoperabilità. E infine c'è un tema importantissimo, che è quello che riguarda i dati. E riguarda i dati sotto due profili: uno, quello più banale, e cioè la raccolta di questi dati, che fine fa, di chi sono questi dati, alcuni dati sono molto rilevanti per politiche pubbliche e così via. L'altro riguarda la relazione che ha sottolineato Filippo, e cioè net neutrality e democrazia. E la cito perché tu mi hai dato l'occasione di citarla. Tutto il dibattito americano nasceva esattamente sull'impulso politico del diritto all'accesso alle informazioni, dell'assenza di filtri di discriminazione nell'accesso dei cittadini alle informazioni. A quell'epoca eravamo tutti convinti che l'unico filtro che potesse rallentare o deviare la nostra domanda di informazioni sulla rete fosse dovuta ai cattivi operatori telefonici, che in qualche modo contrattano con questi giganti del web e ci instradano in strade più veloci, più lente o addirittura anche più costose, no? Pensate a tutta la questione del zero rating. In realtà, e concludo, abbiamo scoperto, anche perché molti casi ce l'hanno dimostrato purtroppo quasi quotidianamente, che il problema del pluralismo online non è soltanto il tema dell'accesso alla, come dire, al flusso delle informazioni veloce lento, ma alla selezione algoritmica tra domanda e offerta di informazioni. Ora, se la domanda politica resta la stessa, allora la net neutrality non può riguardare soltanto operatori telefonici e, come dire, CAPS, Content Application Provider, ma solo nella relazione fra questi due soggetti. Perché io potrei avere dei casi di zero rating dove la questione non è il pricing, che è sempre zero, guardo Raffaele, ma lo scambio implicito di dati, che è il vero prezzo che ci sta sotto. E io questo non lo acchiappo con un discorso di net neutrality come c'è adesso. Quindi la next neutrality, se vuole mantenere quei principi democratici di non discriminazione all'accesso, dovrà anche occuparsi di questa tematica. Ultima questione, ecco, qual è il vero problema che noi abbiamo avuto? Non nascondiamocelo, visto che c'è Antonio che è Sassano, con il quale abbiamo lungamente discusso di questi problemi. Qual è la vera colpa che io mi sento anche per quota parte di prendermi come regolatore? Anche se, come ha detto Filippo, questa è una spinta che è partita da lontano, dall'America, è stata globale. E che noi abbiamo lavorato molto sui principi prima di avere degli strumenti semplici. Sulla questione del traffico, della strozzatura e così via, noi non siamo capaci di misurare. Non siamo, no, ma si può fare, è molto complicato. Il BEREC ci ha provato a costruire un elemento comune, eccetera, di lavoro, ma a distanza di anni noi abbiamo difficoltà. Non si capisce peraltro se deve essere una misurazione su segnalazione,
di utenti o se deve essere un lavoro, come io ritengo, di ufficio a campione che fa l'autorità. Ma se noi non abbiamo un elemento di misura, a maggior ragione nella complessità del 5G, come facciamo a passare dai principi all'applicazione? Non è un caso che siamo stati molto più sportivi e più entusiasti sullo zero rating, perché quello, diciamo, era abbastanza facile. Questo lo dico però ricordando che l'autorità italiana, comunque sia sulla parte della misurazione, è comunque più avanti, anche se su un profilo del tutto diverso, cioè la misurazione del proprio singolo traffico, mentre qui il tema è la misurazione relativa evidentemente con gli altri, no? E le forme di discriminazione. Però almeno quel passaggio noi l'abbiamo fatto, quindi quando parliamo, questa sì è uno sforzo che dobbiamo fare, di queste questioni, il primo punto è come le misuriamo, e perché se non le sappiamo misurare non possiamo neanche valutarle bene. In questo senso accolgo lo spirito di Fabio, cioè il mercato ci deve aiutare non tanto nella parte, diciamo, di giudicare se stesso, perché se c'è qualche fallimento del mercato, questo, diciamo, può diventare in questo senso sì un dossier dell'antitrust, quanto nell'aiutarci a stabilire forme agevoli nell'interesse di tutte di misurazioni. Per questo la standardizzazione diventa un elemento assolutamente fondamentale. Ora, questo sì è il messaggio che dobbiamo accogliere per la next neutrality, cioè cerchiamo di capire, visto che poi dobbiamo andare anche caso per caso, come il mercato, tutto il mercato, tutti i vari soggetti che sono interessati ci possono aiutare a costruire misure, forme standardizzate, misure concrete e facilmente verificabili di forme possibili di discriminazione, perché queste le dobbiamo misurare peraltro in tempo reale. Non c'è uno stock di database che mi dice che cosa è stato fatto. Quindi questo, diciamo, è il messaggio che affido agli organizzatori del convegno, prossimo convegno, Next Neutrality.